catene da neve Spike Spider Sport sono un equipaggiamento invernale di facilissimo montaggio studiato per cerchi non catenabili, in questo caso nella misura M, per cerchi con diametro 17 pollici. Il kit è composto da dei piatti di fissaggio che si fissano ai bulloni di ciascuna ruota trainante, da un set di bulloneria per fissare i piatti di fissaggio, da una copertura estetica quando i piatti non vengono utilizzati e da un accessorio per fissare le catene una volta che sono state messe in posizione. Il montaggio è molto semplice. Si comincia inserendo questi bulloni per il fissaggio delle piastre sopra i bulloni della ruota originali. Gli accessori di fissaggio per la piastra sono molto semplici, vengono inseriti sopra i bulloni delle ruote originali e viene girato il dado che li stringe, in questo modo rimarranno in posizione durante la marcia. Si comincia inserendo questo accessorio sopra i bulloni dell'originale della ruota e si stringe a mano. Quindi, utilizzando la chiave a tubo fornita in dotazione con il kit e questa chiave dinamometrica, andremo a stringere tutti i dadi degli accessori di fissaggio in questo modo. Quando le due estremità di questo anello si toccheranno, avremo raggiunto la coppia massima applicabile a questi dadi, quindi i nostri accessori rimarranno in posizione. Quindi andiamo a posizionare la chiave a tubo al suo posto e inseriamo la chiave dinamometrica e stringiamo. Abbiamo stretto i dadi che fissano la placca di fissaggio della catena sui dadi della ruota, quindi non abbiamo smontato niente. Queste operazioni possono essere eseguite prima che effettivamente la catena serva montata, quindi prima di partire per un viaggio magari si può montare questi accessori se si è abbastanza sicuri di dover usare le catene. Andiamo quindi a montare la piastra di il fissaggio delle catene utilizzando le viti in dotazione e questi distanziali in teflon che separano la piastra per montare le catene dal cerchione, così non correremo il rischio di segnarlo. Su tutti gli slot della piastra ci sono dei numeri. Questa piastra può essere adattata per montaggio da mozzi con 3 fori a 4 fori a 5 fori. Basta inserire le viti negli slot in cui compare il numerino del nostro pattern. In questo caso il mio mozzo è un 4x98, quindi 4 fori distanti 98 mm l'uno dall'altro. Prendo la vite, la inserisco nel primo slot con il numero 4, inserisco il distanziale in teflon dietro la piastra e vado ad avvitare la prima vite nel dado di fissaggio che ho appena finito di montare. In questo momento la piastra penzolerà, non fa niente, perché dobbiamo ancora montare 3 viti con i loro distanziali. Andiamo a cercare il secondo buco con il numero 4, inseriamo il distanziale in teflon dietro e andiamo a centrarlo sul secondo dado che abbiamo montato in precedenza. A questo punto la posizione della piastra di fissaggio comincia a prendere forma. Andiamo a completare l'installazione mettendo gli altri due distanziali. Il montaggio della piastra è quasi concluso. Ora la piastra non ha più libertà di movimento, è un po' più muoversi sulla sua sede, quindi sappiamo che i fori sono giusti. Prendiamo la nostra chiave tubo e la nostra chiave dinamometrica e stringiamo. Stringiamo il bullone seguendo un percorso a croce, quindi quello tutto a destra, poi tutto a sinistra, poi sopra, poi sotto. In questo caso avremo una deformazione del materiale sottostante più uniforme, e quindi rimarrà più solido. Ecco, abbiamo montato le piastre di fissaggio. A questo punto, per la normale guida di tutti i giorni, per non esporre
le catene, queste piastre non sono bellissime da vedere, questo è vero, ci sono dei pratici cappucci che le coprono e le rendono un po' più gradevoli alla vista. Semplicemente bisogna appoggiare il cappuccio sopra la piastra e ruotarlo in senso orario. Adesso è fisso e tutto sommato non è così male. Questa operazione conclude quelle da fare preliminarmente all'utilizzo delle catene. Quindi, per esempio, come dicevo prima, se bisogna partire per un lungo viaggio in cui probabilmente si utilizzeranno le catene, questi sono i passi da fare prima di partire. Ora poniamo che dobbiamo montare le catene. Ovviamente ora non c'è neve, a Milano non c'è neve a novembre, e quindi monteremo le catene sull'asfalto. Per montare le catene è sufficiente prendere il disco, ruotarlo in senso antiorario e rimuoverlo. Quindi ci prepariamo la nostra piastra di fissaggio per le catene e le nostre catene. Notiamo che due delle maglie sono verdi, queste andranno sotto, quindi andranno nella parte inferiore della macchina. Infatti sono in corrispondenza di questo pezzo di plastica che consente il montaggio delle catene anche a macchina ferma. Quindi andiamo a far scivolare la catena sopra la ruota. Quanto basta, quanto riusciamo avendo la macchina ferma. Quindi prendiamo l'anello che ha una clip di sicurezza rossa che si tira. È sufficiente prendere l'anello per la clip rossa, appoggiarlo sulla catena e ruotarlo. In questo modo la catena è in posizione, anche se le ultime due maglie non sono perfettamente sotto la macchina perché non l'abbiamo ancora mossa. Il prossimo passo è fare qualche metro con la macchina in modo da permettere il recupero di queste ultime due maglie. Possiamo sistemare le catene. Ora le catene sono state montate correttamente e possiamo utilizzare la macchina sulla neve. Per smontare le catene è ancora più semplice, basta prendere questa linguetta rossa della placca di fissaggio, tirarla e ruotare in senso antiorario la placca di fissaggio. Quindi rimuoviamo la catena dalla gomma. La catena è stata smontata. Per poter essere riposta è sufficiente ripiegare i bracci e raccogliere la catena all'interno. Verranno impilate e riposte nella loro confezione. A questo punto si può rimontare la placca di copertura e il montaggio delle catene è finito. Thank you.